Volge ormai quasi a termine la mia presentazione. Io vi dedico uno dei pezzi che ho scritto l'anno scorso, che era nato, io ogni tanto mi diverto a tentare di scrivere dei pezzi di canzone, devo ancora fare molta pratica, poi oltretutto ogni tanto me li musicano i miei musicisti. In questo caso è una poesia a questo punto, che non ce l'ha ancora una musica, e quindi siccome poi nel suo insieme è abbastanza musicale da sola, la diciamo senza, ecco, e le diamo comunque vita, aria. La poesia si intitola Jerez Express, la dedico a Jerez de la Frontera. È un posto dove io non sono mai stata, ma mi piace la Spagna, ma soprattutto sono affascinata dai posti, dai luoghi di frontiera, di confine, perché secondo me la frontiera e il confine è un luogo di mistero che racchiude un mucchio di segreti, che sta in un centimetro quadrato, in un centimetro quadrato cambi di nazionalità, è misterioso il confine. Quindi, Jerez Express. Tira vento a Jerez della frontera, spettiniamoci ai vertici di fuga. Sei il mio confine, la mia frontiera, ti aspetterò sul bagnasciuga. Lunghe strade di sole polverose percorreremo deserte d'amore. Svaniranno lucerite ombrose, seguiremo la via del suo rumore. Voleremo su nuvole vapore, vedremo passare città e persone. Andiamo, spingi sull'acceleratore, su, giriamo la chiave d'accensione. Tira vento a Jerez della frontiera, spettiniamoci ai vertici di fuga. Sei il mio confine, la mia frontiera, ti aspetterò sul bagnasciuga. Lunghe strade di sole polverose percorreremo deserte d'amore. Svaniranno lucevite ombrose, seguiremo la via del suo rumore. Voleremo su nuvole vapore, vedremo passare città e persone. Andiamo, spingi sull'acceleratore, su, giriamo la chiave d'accensione. Tira vento a Jerez della frontiera, spettiniamoci ai vertici di fuga. Sei il mio confine, la mia frontiera, ti aspetterò sul bagnasciuga. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Sempre bellissimo. Lascio la parola e la musica a Giampaolo e a Stefano. Buonasera a tutti. Grazie Lorenzo di essere stata qui. Io dovevo presentarti, aspetta che appoggio, che ho tutto un po' di roba. Vuoi la mano? Sì, ma qualcuno mi aiuti, sono un anziano con una cosa. Insomma, allora, Lorenzo è una cara amica che ha fatto questo piacere di venirmi a trovare ad aprire la serata questa sera. So che è una serata un po' particolare, non le solite mie nelle quali lavoro in discoteca, quindi tutti altri clienti, altri amici, altro tipo di serata. Però abbiamo chiamato Max, che è un grande DJ. Ci sei ancora? Non ti vedo. Abbiamo chiamato Max, dopo ci farà volendo, chi vuole rimanere dopo questo, non lo faremo lunga la serata di Andrea, faremo le cose più belle, più carine, più che quelle che conoscete meglio. E quindi buon ascolto, buon proseguimento. Adesso il dolcino è già arrivato, il caffè sta arrivando, gli amari, se li gradite, li potete chiedere. E ringrazio ancora Lorenza e poi chiamo Stefano, il mio grande partner, che non so dove sia finito, là in fondo, ecco il maestro Alberto Nazzi che si avvicina piano piano. Grazie ancora Lorenza, è stato ogni volta è meglio. L'ultima volta ci eravamo visti a Chet Baker, quindi era già uno spettacolo fantastico ed è migliorato notevolmente, quindi ogni volta è un passo oltre. So che tu hai scritto anche un libro, posso dirlo, quindi chi volesse acquistarlo, e tu non l'hai detto, puoi pubblicizzarlo un attimo in caso che... Hai ragione. Magari facciamo anche... No, hai ragione, perché poi alla fine le emozioni, tutte queste cose si pensa e non lo si dice mai. Ho pubblicato un libro che si intitola Sogni di donne di Micio, ho qualche copia qua con me, ho un sito dove mi potete trovare, www.lorenzamalaguti.it, lì mi potete seguire. Bene, poi il libro eventualmente lo trovate anche sul sito ilmiolibro.it, appunto. Basta, non ho altro da dire, direi. Ho scritto qualche pezzo in prosa ultimamente, c'è un libro, un'antologia che è edita dalla Fernandella, attualmente si intitola Insonnia ed è in libreria, lì scrivo in prosa. Di nuovo, grazie per l'attenzione. Buonasera. Complimenti.